Il 19 settembre scorso l'operazione Blackout della Procura di Brindisi ha fatto calare il buio su 120 ettari di campi sui quali stavano per piovere più di 300 milioni di euro di contributi pubblici. Nell'operazione, coordinata dal procuratore aggiunto Nicolangelo Vizzardi, sono stati sequestrati in tutto 27 impianti fotovoltaici nei territori di Brindisi, Francavilla Fontana, Torre Santa Susanna e Cellino San Marco, per una potenza complessiva di 37 megawatt. Centrali elettriche per le quali il GIP, con il decreto di sequestro, ha anche disposto la sospensione dell'allaccio alla rete elettrica. Sono 24 le persone indagate. L'operazione Blackout è stata un'operazione che è stata condotta e conclusa nel settembre del 2013 dai Carabinieri del NOE, dalla Guardia di Finanza e dalla Forestale di Brindisi, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Brindisi, ed è una delle più grandi operazioni in materia di contrasto al fotovoltaico selvaggio, così come è stato definito in gergo, da parte dell'autorità giudiziaria brindisina. In pratica sono state emesse in quella circostanza 12 ordinanze di custodia cautelare in carcere per reati che vanno dall'associazione a delinquere alla lottizzazione abusiva, all'indebita percezione di contributi statali, falsi ed altro, a carico di persone che in qualche modo avevano posta in essere un'associazione finalizzata a realizzare impianti di produzione di energia elettrica che, anziché seguire l'iter autorizzativo procedurale previsto, abbastanza complesso e che prevedeva appunto l'intervento di vari enti ed organi, avevano ideato il sistema che è un po' quello che abbiamo riscontrato in tante altre indagini condotte nel territorio salentino, cioè quello di frazionare in maniera artificiosa un impianto fotovoltaico di grosse dimensioni in maniera tale da ridurlo a tanti piccoli impianti sotto il megawatt che possono essere realizzati con una semplice dichiarazione di inizio attività al comune. Le società proprietarie dei parchi sequestrati hanno già incassato contributi pubblici per 7 milioni di euro, soldi che avevano preso il volo verso i paradisi fiscali di tutto il mondo, dalle Isole Vergini a Capo Verde al Lussemburgo. Qui avevano sede legale le 8 società cartiere che in realtà nascondevano un unico grande affare. La truffa consisteva nell'aggirare l'obbligo di valutazione di impatto ambientale, frazionando gli impianti in tanti piccoli lotti da meno di un megawatt ciascuno, dimensioni per le quali basta una semplice dichiarazione di inizio attività da presentare ai comuni. Utilizzare il trucco, l'artificio del frazionamento evita tanti problemi di carattere amministrativo, perché un conto è appunto presentare una DIA e iniziare i lavori, e un conto invece è assoggettare la valutazione della realizzazione di un impianto di una certa dimensione a tutti gli enti che sono tenuti a valutarlo, a controllarlo, e anche i tempi sono molto più lunghi. E se si pensa che in questo settore le scadenze erano importanti, perché, come le saprà, i vari conti di energia che si sono susseguiti prevedevano delle incentivazioni differenti a seconda dei tempi di realizzazione degli impianti, in alcuni casi l'investimento doveva essere concluso in tempi rapidi per poter garantire dei guadagni. L'operazione Blackout è stata la più imponente di una lunga serie di sequestri e inchieste della Procura di Brindisi nel campo del fotovoltaico selvaggio, che hanno già portato ad indagare più di 100 persone operanti nel settore, molte delle quali rinviate a giudizio, e a sequestrare diversi ettari di terreni. Già nel 2011 avevamo iniziato ad occuparci del problema del fotovoltaico nel territorio leccese e brindisino soprattutto, dove in qualche modo avevamo cominciato a renderci conto di quello che era questo meccanismo, nel senso che c'erano stati segnalati più volte degli impianti fotovoltaici di 4-5 ettari come estensione, che in realtà apparivano formalmente frazionati, come dicevo prima, in 4-5 impianti, ciascuno della portata
di un megawatt e dell'estensione di un ettaro circa. Trovavamo che l'intestazione formale dell'impianto era in capo a singoli soggetti che, una volta poi andati a, come dire, a investigare, risultavano facenti parte di una medesima società della quale ricoprivano incarichi differenti. Riscontravamo e abbiamo riscontrato più volte che il progettista, il direttore dei lavori, anche diciamo, lo stesso progetto era perfettamente identico. In alcuni casi anche la data di presentazione della richiesta di realizzazione dell'impianto è la stessa, con altre caratteristiche che in qualche modo li mettevano in collegamento tra di loro, perché appare strano che ci si rivolga tutti alla stessa ditta, che tra l'altro non è neanche del posto per realizzare 5 impianti che apparentemente appartengono a soggetti diversi. Appare strano che il progettista, guarda caso, sia sempre lo stesso. Tutte situazioni che in qualche modo hanno allarmato i carabinieri del NOE, che hanno approfondito. È chiaro che magari questo tipo di attività si sarebbe potuta svolgere anche da parte dei comuni che ricevevano queste dichiarazioni di inizio attività e che in qualche modo forse avrebbero potuto un po' approfondire questi aspetti. E in alcuni casi però non si è verificato questo sorta di approfondimento, non c'è stato, anche perché probabilmente si trattava dei primi casi di inizio di realizzazione praticamente di impianti di questo tipo, e quindi non c'era forse neanche l'esperienza. Anche se l'assenza di regole e di controlli ha portato a una degenerazione del mercato, ciò non toglie che il fotovoltaico rimane pur sempre una tecnologia per produrre energia pulita e per risparmiare soldi. Tutto questo non deve farci pensare che il fotovoltaico abbia soltanto connotazioni di carattere negativo. È sicuramente una fonte di produzione di energia elettrica pulita, che però purtroppo nella sua attuazione ha prestato il fianco a imprenditori che senza scrupoli hanno operato eludendo e violando ripetutamente appunto le normative previste. Il fotovoltaico resta una fonte di energia pulita e inesauribile. L'energia solare che investe la Terra è circa 15.000 volte superiore al fabbisogno energetico mondiale. Basta una superficie mediamente soleggiata di 2 metri quadrati per garantire i consumi elettrici medi annuali di una famiglia, cioè circa 3.000 kWh. I moduli fotovoltaici possono essere installati, oltre che a terra, anche su tetti e facciate di edifici. Un impianto da 1 kW copre il 40% dei consumi medi di una famiglia. Conto energia era sostanzialmente un premio di incentivazione rispetto alla produzione di kilowattore che c'era dal nostro impianto fotovoltaico. Tutto questo è stato sostituito dall'anno scorso, dal 2013, con la detrazione fiscale. Quindi adesso non c'è più un'incentivazione diretta rispetto a quanto io produco dal mio impianto fotovoltaico, ma c'è uno sconto fiscale del 50% rispetto a quanto io pago il mio impianto, IVA inclusa. Oggi invece l'installazione di un impianto fotovoltaico favorisce coloro i quali devono autoconsumarsi ed utilizzare in proprio, in prima persona, l'energia elettrica. Il contratto di scambio sul posto consente di delocalizzare temporalmente l'utilizzo dell'energia elettrica. Della serie, io produco, mi serve, la consumo, la produco, non mi serve, la vendo, non ce l'ho, mi serve, la compro. Un impianto residenziale di 3 kW, che è la potenza minima che un po' tutti i residenziali dovrebbero installare in casa propria, siamo ben al di sotto dei 6.000 euro IVA incluso. Cos'è il mini eolico e come funziona? Le turbine
di piccola taglia sono turbine che hanno potenza nominale fino a 60 kW e sono allacciati alla rete elettrica di bassa tensione per produrre energia e consumarla nelle vicinanze dove si produce. Questa è la loro peculiarità. Che differenza c'è tra il mini eolico e l'eolico tradizionale? Il mini eolico è una produzione energetica da fonte rinnovabile che di solito è dedicata a consumi che sono nelle vicinanze della produzione. Per l'entità della stessa taglia, comporta quindi un consumo e una produzione quasi contigua. Quindi nelle vicinanze si consuma e si produce ciò che in realtà invece col grande eolico spesso e volentieri bisogna produrre in una certa zona e poi veicolare quell'energia in altre parti, diciamo, del territorio, in quanto la quantità energetica in quel caso è più rilevante. La tecnologia mini eolica permette di produrre energia elettrica dal vento con l'impiego di mini turbine alte meno di 30 metri. Gli aerogeneratori possono servire un'utenza singola isolata, non collegata alla rete elettrica, oppure essere connessi sia per autoproduzione in scambio, sia per fornitura e vendita di energia elettrica alla rete. A differenza del grande eolico, le turbine di dimensioni più piccole permettono di operare anche con regimi di vento inferiori rispetto a quelli richiesti dalle enormi pale. Beh, una produzione come questa, che dove siamo in questo momento, in questa azienda agricola, una produzione di questo tipo porta circa 40.000 kWh in un anno come produzione, che è l'equivalente di circa 10 famiglie italiane come consumo medio. Per quanto riguarda la produttività, in termini, diciamo, di attuale tariffa prevista per questo tipo di impianti, siamo intorno a 12-13.000 euro l'anno di reddito e un investimento, a parte le opere civili, di circa 60.000 euro. Qual è l'altezza massima? L'altezza, diciamo, corretta sono da 24 a 30 metri per produrre energia in modo pulito. Quella che vedete è una turbina mini eolica a Lizzano che copre il fabbisogno energetico di un'azienda agricola di medie dimensioni, generando anche un reddito medio di circa 10.000 euro annui tra vendita di energia alla rete e risparmi. Questa turbina serve un'azienda agricola e in questo momento, come ben vedete, diciamo, occupa lo spazio di un paio di ceppi di vigneto e quindi la pulizia del territorio è davvero poco invasiva, ma permette alla stessa azienda, al posto di un ceppo, mettere una macchina eolica, di produrre tutto quello che serve all'energia di questo fondo, che è abbastanza esteso, per tutto ciò che serve in termini energetici. Quindi in questo modo si definisce quasi l'autoconsumo e quindi l'autodeterminazione energetica di un'azienda. Un'energia davvero pulita, che però non ha ricevuto gli stessi incentivi statali del fotovoltaico. Dunque, dopo aver speso miliardi di euro di soldi pubblici per incentivare le energie rinnovabili, con un procedimento che in realtà sembrava incentivare più le multinazionali dell'energia che i consumatori finali, lo Stato italiano ha finalmente deciso di correre ai ripari. A questo punto i risultati sono due, perché se da un lato è vero che da oggi finalmente l'utente finale può produrre, consumare e anche vendere l'energia prodotta tramite i pannelli fotovoltaici installati sui tetti delle abitazioni private, è anche vero che dall'altro lato, nella regione Puglia, dei quasi 40.000 impianti installati sui terreni, fra circa 20 anni ci rimarranno migliaia di pannelli solari da smaltire come rifiuti speciali e ettari di suolo agricolo non più utilizzabile. Dopo la pubblicità vi mostreremo le anticipazioni della prossima inchiesta. Intanto vi ricordiamo che potete rivedere le nostre puntate sul canale YouTube La Ragnatela Taranto e scriverci all'indirizzo mail laragnatela@studio100.it. Restate con noi. È ovvio che quando una vecchina di 85 anni marcia su una moto e si impenna con la moto e si produce poi una danni eccetera e nascono fenomeni di risarcimento, o quando in una piccola macchina
biposto una smart risulterebbe in una pratica di un avvocato che sono state prodotte lesioni a 4 persone, è chiaro che siamo fuori dalla logica, siamo nemmeno nel delitto, siamo nell'imbecillità. Sinistri fasulli, come dice lei, io li chiamo truffaldini, sono una conseguenza non di una, di un operatore, ma di un coacervo di operatori, a cominciare dall'assicurato truffaldino ed arrivare anche al perito di assicurazione. Abbiamo una catena che abbraccia il perito, il legale, il medico e così via. Chiedere risarcimento per un infortunio da circolazione stradale che non c'è mai stato finisce con l'essere tra il gesto disperato e forse l'atto normale, ma è ovvio che siamo nell'ambito del delitto.